Ciao a tutti ragazzi, sono Andre, lo sta Let's Play FIFA, www.latifa.it, in cortina Facebook in descrizione, e dopo il secondo fail in 2 giorni, l'audio di ieri e il caricamento delle seconde file oggi anziché domani, ecco finalmente lo squadro leader giusto di oggi, ovvero Brasile Messi. Le due squadre si affronteranno stasera alle 21. Non vorrei sbagliare, quindi controllo live, ma mi sembra proprio che si affronteranno alle 21, infatti è così. E lo squadro leader è appunto tra queste squadre e il portiere è Ochoa. Ochoa 83 di Luffy, 84 di riflessi, 73 di piazzamento, 68 di presa. Sicuramente non è un gran portiere, ma intanto all'esordio con Messico ha fatto veramente una parata più bella dell'altra e ha permesso alla squadra messicana di vincere 1-0. Il terzino destro è Meza, 76 di velocità, 70 di presa, 69 di dribbling, 67 di passaggio, 64 di testa, caratteristiche di certo non eccelse, ma neanche schifose. Coppia di centrali composta da Reyes, il difensore centrale, che è passato per il Porto con 73 velocità, 74 di pista, 74 testa, è un talento molto giovane, sicuramente diventerà un buon difensore centrale in futuro. Altro difensore centrale l'avevamo già presentato nell'altro squadro leader che avevamo fatto il Brasile, ovvero David Luiz 77 velocità, 78 difesa, 80 di colpo di testa, caratteristiche come sapete buone, poi gli ho buggato, quindi insomma è un ottimo difensore. Terzino sinistro di questa squadra, sudamericano, brasiliano, c'è sempre lui, c'è sempre Marcelo. 82 velocità, 80 passaggio, 84 dribbling, 81 difesa e anche un discreto valore per essere un terzino in colpo di testa. Coppia di CDC composta nella parte destra da una sorpresa che mi ha davvero stupito come Peña. 82 velocità, 75 difesa, 74 testa, 73 in dribbling, passaggio e 68 nel tiro che sembra anche più alto in game. Mi è piaciuto molto, nasce come CG ma anche da CDC grazie al 75 in difesa se la cava davvero bene. Altro CDC, andiamo in Brasile e troviamo Luiz Gustavo. Lui riequilibra un po' la fase difensiva della squadra, essendo veramente un ottimo contrista, in quell'83 di difesa veramente aiuta moltissimo. CoC a destra troviamo Giovanni dos Santos. 85 velocità, 78 di tiro, 86 di dribbling, 60 di colpo di testa. Caratteristiche veramente ottime. E lui niente, è un bel fantasista, se c'entra tiro col sinistro, veramente molto bene. CoC di sinistra è un destra, quindi anche qua molto bene, come Oscar. 81 velocità, 80 passaggio, 85 dribbling, 73 tiro. Anche qua, caratteristiche molto molto buone e in game rende bene. La coppia di attaccanti è formata da un velocista e da un colpitore di testa. Allora, a destra abbiamo il diciamo velocista messicano che però sa anche colpire la testa in fondo, come eccolo qua, Chicharito Hernández. Chicharito Hernández, 88 velocità, 76 di giro, 77 di testa, 76 anche in dribbling. Purtroppo non ha le 4 stelle skill, ma comunque resta un ottimo attaccante. Un altro attaccante che in coppia con uno fisico come Fred, diciamo che rende davvero bene. Rende davvero bene perché può sia servire a fare assist all'altro attaccante. E può anche servire appunto a correre, correre, correre e andare in porta. Sono iniziate le clip, quindi iniziamo con promosse, rimandati e bocciati, partendo da Portiere, Ochoa promosso. Promosso perché, nonostante magari a volte non facesse proprio grandi parate, è comunque un portiere molto costante, cioè quelle che deve parare le para sempre. Non mi è capitato di vederli fare patere. Terzino destro, Mena, diciamo bocciato, va, perché la sua spinta è pressoché inesistente, la fase difensiva è mediocre. Coppia di centrali, Reyes mi è piaciuto molto, mi piace già sul foot normale, ma anche qua davvero molto bene. Quindi Reyes promosso, David Luiz promosso, Marcelo ne avevamo già parlato in questo episodio, promosso. Poi CDC, abbiamo una delle sorprese di questa squadra, Peña, promosso. Promosso perché velocità e difesa sono un binomio che mi piace davvero tanto con CDC, oltre ad avere anche un mischiato con destra. L'altro CDC, Luiz Gustavo, pienamente promosso in un centrocampo a 2, lui come CDC è perfetto. I trequartisti, Dos Santos, ottimo, 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 promosso. Oscar, bene, però speravo cose di meglio. Qua mi ha fatto un grandissimo gol, come stai vedendo. Ma comunque il suo tiro era un po' troppo debole, ecco. Coppia attaccanti, Hernandez Fred insieme molto bene. Singolarmente Hernandez bene, Fred molto bene. Fred veramente un animale d'aria. Come pronostico, allora, il Brasile secondo me vincerà anche oggi. Anche questa volta, anzi diciamo 2-1 questa volta. Ditemi cosa ne pensate e se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e ci sentiamo nel prossimo video.
Bye bye.